In questo video vogliamo calcolare la derivata prima di funzioni utilizzando la regola di derivazione del rapporto. Calcoliamo la derivata prima di questa prima funzione, che possiamo riscrivere come rapporto di seno di x fratto il coseno di x. Quindi f di x, il nostro numeratore, è uguale al seno di x. E sappiamo che la derivata del seno è uguale a coseno di x. G di x, il denominatore, è uguale a coseno di x. E sappiamo che la derivata prima del coseno di x è uguale a meno seno di x. Non resta che applicare la formula e scriviamo che la derivata prima di x, di k di x, è uguale la derivata di f per g di x, quindi coseno di x per coseno di x, meno f di x per la derivata prima di g di x. Tutto fratto g di x alla seconda. Meno per meno è uguale a più, che quindi è uguale a coseno al quadrato di x più seno al quadrato di x fratto coseno al quadrato di x. Concludiamo che per la prima equazione fondamentale della goniometria e anche per il fatto che tangente di x uguale al seno di x fratto coseno di x, la derivata prima della tangente di x è uguale ad 1 fratto coseno quadro di x, oppure è anche uguale ad 1 più tangente al quadrato di x. Vediamo adesso il secondo esempio. Anche in questo caso andiamo a individuare f di x e g di x. F di x è uguale a seno di x, e sappiamo che la derivata del seno, la derivata prima del seno, è uguale al coseno di x, mentre g di x è uguale a x e la derivata di x è uguale a 1. Concludiamo quindi che la derivata prima della funzione m di x è uguale a x per coseno di x meno seno di x, tutto fratto x alla seconda. Vediamo ora il terzo ed ultimo esempio di calcolo della derivata di un rapporto di funzioni. Abbiamo già calcolato la derivata di questa funzione in un video precedente, usando semplicemente la regola di derivazione delle potenze. Vogliamo calcolarlo ora usando la regola di derivazione del rapporto e verificare che i due risultati sono gli stessi. Quindi f di x, il numeratore, è uguale a 2x più x alla terza, e la derivata di f di x, la derivata prima di f di x, è uguale a 2 più 3x alla seconda. Il denominatore, quindi la funzione g di x, è uguale a 4x alla seconda, e la derivata prima di g di x è quindi uguale a 8 per x. Quindi calcoliamo la derivata prima. N' di x è uguale a f' per g meno f per g', tutto fratto g di x alla seconda. Facciamo qualche passaggio.
sommiamo termini simili, raccogliamo 4x alla seconda, semplifichiamo e concludiamo che la derivata prima della funzione n di x è uguale x alla seconda meno 2 fratto 4x alla seconda, che in effetti è lo stesso risultato che abbiamo ottenuto nell'altro video quando abbiamo calcolato la derivata di questa funzione usando la regola di derivazione delle potenze. Abbiamo quindi visto tre esempi di calcolo della derivata applicando la regola di derivazione del rapporto.